Sternberg. Owned in France, the Bow Ranch. Penultimo ingresso, numero 437. Stefano Ferri, this guy is smart. Che, come mi hai confermato te, entra già da vincitore del livello 3. Direi di sì. Se non erro, deve battere se stesso. Dovrebbe 223. Battere se stesso. Esatto. Anche quest'ultimo dei suoi cavalli ha vinto ovviamente un titolo 3 anni in Francia, nei vari prefutturi che sono stati svolti oltre Alpe. Sì, un cavallo che in questi 2 go, Mauro, ha dimostrato una costanza unica. È un cavallo che ha fatto 2 go da 2.20. Notevole. Notevole. Sicuramente nel secondo go, avendo una manovra in meno, è un cavallo che può fare molto di più. Vediamo se ha la benzina anche per stasera, questo figlio di Smart Spook, $7 million sire, allevato, bred by Rosanne Stenberg, che salutiamo, altra importante allevatrice europea, distanza in Inghilterra, come tutti sappiamo. Sì, buone le prime 3 manovre. Forse manca un pizzico di qualcosa per star lì in cima, ma come hai ricordato tu, d'altra parte, per il livello 3 corre per battere se stesso fondamentalmente. Sì, aspettiamo, perché ancora mancano 5 manovre, bisogna vedere quanto lui sta risparmiando il cavallo, Mauro, magari per correre come stiamo vedendo adesso. Mamma mia! Giù su questi cerchi, perché bellissimo, sono stupendi. Bellissimo! Sono stupendi per il modo di galoppare del cavallo. Meraviglioso! Testa tra le zampe, grandissima velocità e come si spegne! E allora avevi ragione tu, dovevamo aspettare tanta roba. Mauro, questa, la cadenza sul cerchio piccolo, la pulizia nel movimento, questo è un po' quello che si ricerca. Wow! E qui è big credit per forza. Cosa ne pensi, Alessandro Pecconi? Io penso che i miei colleghi non avranno avuto problemi a dare un +1 su questa manovra. Pazzesco! Cerchi che a volte non vengono premiati, diciamo sempre tutti a sufficienza in Italia, ma che questo giro sicuramente i crediti grandi li avranno. Ma Mauro, molte volte si cerca solo la velocità, no? Invece c'è tutto il resto. Invece c'è, certo, tutto il resto. Questo cavallo ha evidenziato una pulizia nel rallenti, una pulizia nel galoppo lento, una continuità in quel galoppo lento. Guarda come che butta, deve per forza fare la differenza. Guarda come buttava avanti prima le redini. Proprio a testimoniare i giudici, le metto lì tra le orecchie. Spettacolo questa doppia serie di cerchi, nonostante la scivolata che però ovviamente è indenne negli scorecard. Attenzione alle sciabolate finali. Alessandro, primo stop laterale? Primo stop laterale, c'è stata una leggera incertezza, almeno a vederlo da davanti nella corsa, e una leggera incertezza nel rollback, penso che possa rimanere nel corretto. Da questa parte un po' meglio, molto più esplosivo il rollback sicuramente, guarda come si porta anche il cavallo nel rientro, che è veramente... Sì, bello, caracollante, come dico io. Rollback è tornato bene a 180 gradi. Vediamolo da questa parte, si congela il pubblico, Nico, sì, Stefano Ferri. Ringraziamo Stefano. Grande spettacolo, grande spettacolo, grande per Stefano. Prestazione di Stefano, grande prestazione di Stefano, stiamo là. On his other horse, Spook Design, Stefano Marta 223. Vediamo lì in cima. On this smart guy, this guy smart, he has a 223.5, the 123 mezzo, winning the level 3.